Immigrazione, sviluppo dei popoli, cooperazione internazionale. Se ne è parlato a Palazzo Lascaris nel convegno Lo Straniero, organizzato dal Comitato Regionale per i Diritti Umani con il coordinamento interconfessionale Noi Siamo Con Voi. Un contributo di idee che il Comitato, attraverso il presidente Mauro Laus e il suo vice Gian Piero Leo, ha voluto organizzare per provare a fornire risposte utili a favorire un'accoglienza giusta e rispettosa dei diritti di tutti. Tra i relatori, il prefetto di Torino Renato Saccone e la direttrice del Servizio Centrale Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, Daniela Di Capua. Essere sicuri oggi significa conoscere l'identità dello straniero, non aver paura, e la sicurezza è un bene universale, quindi ognuno di noi deve essere consapevole di non diventare l'imprenditore della paura. Oggi ci sono politici che diventano imprenditori della paura, che cavalcano il malcontento e non lavorano sulla sicurezza universale del mondo, e quindi compito della buona politica è la divulgazione finalizzata alla conoscenza dell'identità dello straniero. Dunque, si sente parlare moltissimo in questo periodo, in questi ultimi anni, degli enormi afflussi di richiedenti asilo in Italia. Uno dei maggiori motivi per cui ci sono anche tante resistenze rispetto a un'accoglienza dovuta per legge, peraltro, ai richiedenti asilo, è proprio la mancanza di informazioni sulle persone, sui motivi delle loro fuga, su quello che effettivamente può succedere nel nostro paese e a causa della loro presenza, o forse grazie alla loro presenza, e quindi, indipendentemente poi dalle opinioni di ciascuno, direi che il punto fondamentale è condividere delle informazioni precise e veritiere, dopodiché naturalmente sta a ognuno formulare il proprio punto di vista.